Ragazzuoli, ciao a tutti, scusate se magari in sottofondo sentite lo scrosciare dell'acqua, però d'altronde ci sono anche delle necessità legate al tanfo che uno magari no fa a luglio, vedendo la temperatura che è abbastanza importante che c'è a Roma, ma siamo qui sicuramente per parlare di altro, anche se per l'ennesima volta, direttamente o indirettamente, la parola Roma c'entra con il discorso, perché siamo qui per parlare di questa fantomatica promessa, almeno che pare che la società giallorossa abbia fatto a Mattia Sulé per quanto riguarda il futuro, ma di cui ci sarebbe anche tanto da parlare, oltre che sempre riguardo questa situazione qui, ad altre situazioni sempre in uscita che poi conseguentemente potrebbero con quasi tutta probabilità sbloccare quantomeno una, se non più di una, operazione in entrata. E il tutto probabilmente si potrebbe anche finalizzare, perché no, magari non entro la fine di questa settimana, vedendo qual è il giorno in cui siamo oggi, ma probabilmente prima di agosto, sì, così una volta che la Juventus rientrerà dalla Germania, ecco, ci potrebbe essere una situazione di rosa un pochettino differente rispetto a quella attuale. Però prima di entrare nel merito, come al solito, ragazzuoli belli, vi invito a lasciare un bel mi piace di sostegno, che contribuisce sempre alla crescita del canale con un semplice click banale gratuito. E dato che siete già lì giù a cliccare mi piace, ecco, per chi ancora non l'avesse fatto, sulla destra mi pare c'è anche il tasto iscriviti. Nulla di particolarmente dispendioso, né dal punto di vista fisico, che tantomeno figuriamoci da quello economico. Detto ciò, qual è appunto questa fantomatica promessa che la Roma pare abbia fatto a Sulé? Che da qui alla fine del mese sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma, che per l'amor di Dio, io sotto certi aspetti ci posso assolutamente credere, tanto la Roma sta spingendo quantomeno nelle idee, un pochino meno dal punto di vista economico, per il giocatore. Tra le altre cose, col giocatore stesso ha già un accordo sulla base di 2 milioni netti per i prossimi 5 anni, con magari evidente possibilità d'aumento qualora le cose dovessero andar bene. E ci sta assolutamente, certo, come cosa. Però sappiamo anche benissimo qual è la condizio sine qua non da parte della Juventus. Intanto almeno pareggiare l'offerta dell'Ester, qualora l'offerta dell'Ester dovesse venire ritenuta congrua da parte della Juventus. E soprattutto da lì non ci si schioda. La base garantita deve essere 30 milioni di euro, non 30 milioni bonus compresi, 28 milioni bonus compresi, no. I bonus non sono compresi, perché a livello di milioni garantiti si intende la parte fissa, 30 fissi, più il desiderio della Juventus sarebbe quello di aggiungere 5 di bonus, immagino alcuni un pochino più semplici, altri un pochino più difficili da raggiungere, ma dai 30 non se ne deve e non se ne dovrà uscire. Quelli ci devono essere, poi per il resto ci sarà tempo, modo e maniera. Se magari complessivamente sarà 30 più 5, perfetto, desiderio della Juventus esaudito. Magari, sapendo anche di questo accordo tra il giocatore e la Roma, 30 più 2, 30 più 3, se poi quei 2-3 dovessero essere facilmente raggiungibili, tutto sommato immagino andrebbero bene uguale, a maggior ragione se la Juventus ha questa necessità quasi impellente di ricevere quei soldi per poi andare a sbloccare altre operazioni in uscita. Però senza quei 30 milioni garantiti penso se ne esca poco, anche perché d'altronde si parla di un giocatore che, a differenza di Huijsen, è partito per la Germania, perché, come riportato anche da Giovanni Albanese, comunque fino a prova contraria il giocatore rientra potenzialmente pienamente all'interno del nuovo progetto Juventus. Poi qualora si dovesse fare quel sacrificio di mercato dietro a 30 milioni garantiti, certo, puoi entrare in ragionamenti differenti e ci mancherebbe altro, ma altrimenti Sulé rimane. E penso che tutto sommato non faccia neanche così tanto schifo al giocatore l'ipotesi di rimanere alla Juventus per giocarsi le proprie carte in diverse partite alla Juventus. E quindi, insomma, no?
Ci siamo capiti, però questa promessa della Roma pare questa qui, appunto, e vedremo se effettivamente, soprattutto nella prossima settimana, ci potranno essere degli sviluppi anche quasi definitivi. Anche perché se mi si dice no, che entro fine luglio vogliono formalizzare il tutto, non è che manchi poi, no? Questo tempo esagerato entro la scadenza. E vedremo a proposito di questo anche per quanto riguarda De Nuijsen, perché alla fine è stato ampiamente, no, anche confermato che non è partito. A sto punto viene da pensare perché è pressoché certa la partenza, nel senso c'è già un'offerta abbastanza concreta lì sul tavolo di Cristiano Giuntoli, dove basta limare qualcosina prima di dire sì. Si parla anche di Germania per lui a tutti gli effetti, tra Wolfsburg, Stoccarda, anche per lui si parla a grandi linee di una trentina di milioni. Però boh, ecco, da lì sempre, se posso essere sincero, da un certo punto di vista mi ha anche un pochettino stupito la non partenza per la Germania, visto che dal punto di vista giornalistico, perché anch'io mi informo lì come voi, poi magari qualche contatto ce l'ho, qualche domandina in più la posso fare, qualche sfizio in più me lo posso togliere dal punto di vista del calciomercato, però. Sì, ok, si sapeva dell'interessamento, no, del PSG, a grandi linee offerta sulla ventina di milioni, di punto in bianco si è usciti con squadre dalla Germania, solo che per quanto riguarda il Wolfsburg, ad esempio, sembra che il giocatore non è che sia così tanto intenzionato ad aprire. Un pochino scasciacazzi lo è, tocca obiettivamente ammetterlo, va bene essere ambiziosi, va bene essere consapevoli dei propri mezzi presenti e soprattutto futuri, ci mancherebbe altro, ma inizia ad essere anche un pochettino uno scasciacazzo, questo essere umano, ma vedremo ovviamente come si evolverà il tutto, anche perché, Iscrivetevi! ecco, grazie, anche perché evidentemente la Juventus pare abbia anche una certa fretta di andare a chiudere in particolar modo due situazioni in entrata. La prima, evidentemente, è Todibo, dove negli ultimi giorni è stata anche avanzata l'ipotesi di un prestito oneroso, abbastanza oneroso, anche quasi più o meno sulla decina di milioni di euro, con un, immagino, quasi obbligo, ecco, di riscatto sui 25 per andare complessivamente a raggiungere quella trentacinquina di milioni, cifra anche richiesta tutto sommato da il Nizza per il cartellino del giocatore. E come anche detto da Pedulla, io sinceramente mi sento anche di condividere questa cosa, pure per quanto riguarda Kop Meiners, perché vi ricordate quando era stata rifiutata l'offerta da parte del Napoli perché altrimenti l'Atalanta non avrebbe avuto modo di fare i giusti investimenti sul mercato perché il tempo, no, né che fosse poi così tanto lungo. Ecco, era tipo il 10-11 di agosto. E se fai magari la stessa comparazione ad agosto 2023, potenzialmente, no, può essere anche vista come quasi una sorta di deadline per andare definitivamente a parlare dell'affare Kop Meiners. Ma ovviamente vedremo. Ovvio, magari vai lì con i 60 milioni, magari loro hanno accordi di massima con altre società, con altri giocatori. Appena arrivano quei 60 milioni, il giorno dopo magari vedi puntualmente il giocatore che fa le visite di rito con l'Atalanta, quello ci mancherebbe altro. Però queste sono situazioni che anche in virtù del discorso legato al ritiro della Germania sono sempre più alle strette, diciamo, possono essere veramente sempre ore e giorni decisivi dove da un momento all'altro può scatenarsi il famoso effetto a cascata per andare a sbloccare situazioni. Ed occhio, come anche detto effettivamente da un utente su Twitter, che tutto sommato non mi sento, no, di escludere a priori questa ipotesi, nel momento in cui si è smesso completamente di parlare di Facundo, che comunque è un difensore centrale e lo sappiamo, che l'anno scorso ha fatto abbastanza bene nella Sampdoria di Pirlo e sappiamo anche quello, centrale mancino e attenzione, potenzialmente, no, oltre che a Cabal, pure Facundo con un De Nuijsen evidentemente in uscita perché altrimenti in ritiro lo portavi. State attenti che qui magari se Motta durante queste prime settimane di ritiro dovesse vedere
un centrale potenzialmente molto adatto, infacundo nel suo modo di giocare, occhio, semplicemente occhio. Poi sicuramente domani lo vediamo ufficiale in prestito da un'altra parte. Però mi sembrava giusto sollevare magari anche a voi questo piccolo dubbio. Ovviamente fatemi sapere tutte le varie vostre considerazioni qui sotto con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza!